Vuoi mostrare le tue foto su Facebook in modo creativo? Guarda questo tutorial e impara come creare slideshow per Facebook. Come molti di voi sanno, Facebook ha rimosso dal suo toolkit l'opzione dello slideshow, ma c'è ancora un modo per farlo, anche se solo su una pagina business. Diamo un'occhiata. Una volta arrivato sulla tua pagina, vai agli strumenti di pubblicazione. Clicca su Crea post per creare un nuovo post. Puoi digitare ora il testo del tuo post o farlo in seguito. Aggiungi le tue foto. Per creare uno slideshow, premi Trasforma in video. Come prima cosa dovrai selezionare un'immagine, che sarà la diapositiva introduttiva per la tua presentazione. Ora scegli una delle due opzioni. Fai apparire il tuo logo durante lo slideshow Facebook oppure decidi di mostrarlo su ogni diapositiva come filigrana. Clicca su Avanti. Cambia il colore di sfondo del sottotitolo e digita il tuo testo. Aggiungi il tuo logo e scegli un colore per lo sfondo. Clicca sull'anteprima per vedere il risultato. Ed ecco fatto! Il tuo post con uno slideshow è pronto. Pubblicalo ora o programma per dopo. Potrebbe sembrare che ci siano troppi problemi per un video così semplice. E se ci fosse un modo alternativo per creare slideshow per Facebook ancora più sorprendente? Vediamo come farlo in 5 minuti con Smart Show 3D. Avvia il software e scegli Presentazione in 5 minuti. Qui troverai modelli già pronti per varie occasioni. Scegli quello che ti piace e premi Avanti. Il software ti mostrerà il numero consigliato di immagini per quel modello, ma puoi aggiungere un numero minore o maggiore di immagini. Aggiungi le tue foto e clicca su Avanti. Ora scegli la musica per il tuo slideshow. Aggiungi il tuo brano preferito o scegli una melodia dalla raccolta integrata. Clicca su Sincronizza per appunto sincronizzare lo slideshow con la musica. Premi Fatto. Ora cambiamo il titolo. Clicca con il tasto destro sul titolo della diapositiva e seleziona Modifica testo. Digita il titolo del tuo slideshow. Clicca Applica e premi il pulsante di anteprima per vedere il risultato. Ora clicca sul pulsante Crea video. Il software offre dozzine di opzioni di esportazione, incluso uno slideshow Facebook. Scegli il formato adatto e salva il tuo video. Una volta che lo slideshow è pronto, vai sulla tua pagina Facebook e condividilo con i tuoi amici. Ora sai come creare uno slideshow su Facebook. E questo non è tutto ciò che puoi fare con Smart Show 3D. Visita il sito web ufficiale per maggiori informazioni.